sette settimane dal D-Day. Dalla Normandia ci spingiamo nell'entroterra per occupare Marigny. Così controlleremo le strade e potremo farci largo fino a Parigi. Presto la Francia sarà libera. Io e i miei compagni ce la stiamo cavando bene. A Pearson non basta mai. Sai, lui è fatto così. Che sa, piccola, forse a Natale tornerò da te con un paio di medaglie appuntate al petto. Ma prima c'è Marigny. Schmeling contro la Motta. Schmeling avrebbe steso la Motta. Non è vero. E poi è un nazista. Lo ucciderei volentieri. L'hanno messo sui manifesti. Non aveva scelta. Tutti abbiamo una scelta. Con Nietzsche ci sono solo forti. Ah, chiudi la bocca un attimo, ok? Che dici di Lewis e Sugar Ray Robinson? E contro il Lewis del 38, Robinson vincerebbe a mani basse. Hey, ma guarda un po' chi c'è. Non pensavo tornassi oggi. Beh, non potevo lasciarvi soli proprio adesso che andiamo a conquistare Marigny. Sarà una sciocchezza. Vedrai che siamo a casa per Natale. Che aspetti? Facci vedere. Va bene. Niente male, eh? Oh. Ho visto di peggio. Bentornato tra noi, soldato. Piacere mio, signore. Allora, ragazzi, abbiamo un'occasione unica. Possiamo uscire dalla Normandia. Non sarà facile. La boscaglia è ben difesa e i rapporti parlano di mezzi tedeschi nell'area. Ma se riusciamo a conquistare Marigny, le strade saranno nostre. E se Zussmann sta così dopo una coltellata in pancia, allora direi che possiamo farcela. La fortuna aiuta gli audaci, signore. Per Turner, proteggerci è una vocazione. Muoversi. La guerra ha l'abitudine di mettersi in mezzo. Ok, primo plotone, si entra in azione. Via, via! Ehi! Sai che una ferita così guarisce in 8 settimane? Sono pronto, sergente. Alla mia parola. La tua parola, eh? Per me non vale un cazzo. Dici di stare bene, eh? Mai stato meglio, signore. Hai fegato, soldato. Ma non voglio vederlo. Carro in marcia! Reggetevi forte, si ballerà un po'. Dov'è la novità? Mi sa che piace a Pearson. Ah, come una bistecca a un leone. Andiamo, andiamo! Te la stai cavando benone. E tu invece? Non potevo lasciarvi tutto il divertimento. Il divertimento non esiste con Pearson. Sai perché è sempre così incazzato? Passo di Kasserin. Lo stato degli ottimi amici. Sì, e a Pearson un articolo 15 è una degradazione. Ha voluto fare il duro sulla pelle dei suoi uomini. Un totale fallimento, un massacro. I nazisti si sono scatenati. Cazzo, siamo sopravvissuti solo perché l'uscita occidentale era ancora libera. Per poco non perdevo tutto a causa di quello stronzo. E Turner non l'ha mai digerito. Anzi, è stato proprio lui a fargli rapporto. Ma Pearson crede che rendendovi un plotone modello si farà perdonare. Sgobberemo per lui. Già, vedo che hai capito. Per questo mi starà sempre addosso. Muore dalla voglia di redimersi. Sai di cosa voglio io? Di un pasto decente. Hai appena mangiato. Quella merda non è cibo. Ehi, che ne dite di un barbecue? Non avevano speranze. Niente funerale a bara aperta. È il figlio di qualcuno. Ah, è un crocco. Daniels ha ragione. Non sono tutti uguali. Ci hanno dato Kepler, Mozart. Ok, college. Marlene Dietrich. Ah, ecco, già meglio. Per non parlare delle loro invenzioni. Macchina da stampa, microscopi a elettroni. Frankfurters. Quante cazzate. Ehi, avete sentito? Viene da questa parte. Stuka, arrivano! Mierda! Giù dai carri! Ecchi nemici!
dalla strada! Faremo il giro! Forza! Dobbiamo proteggere gli Sherman! Quello laggiù è fuoco di contraerea! Prenderemo uno di quei cannoni per abbattere gli Stuka! Mitragliatrice nel fienile! Marta, tutti giù! Colpiamo le mitragliatrici! Accerchiamole a sinistra e a destra! Via, via, via! Serve una mano! Passiamo per i campi! Dobbiamo ricongiungerci ai carri! Spingiamoli!
procediamo, forza! Prendi delle munizioni, Daniel! Seguiamoli! Ehi, guardate, scappano! Sempre avanti! Là davanti! Contatto, ore 12! È a terra! Prendi delle munizioni, Daniels! Attività nemica davanti a noi! A sud-est! Aspetto. Signore, mi dia dei colpi! Tieni, soldato! Devo ricaricare! Ich werde das Feuer nicht... Si arrendono, non sparate! Voi due occupatevi dei prigionieri! Daniels, avanziamo! Sbrighiamoci! Pancia a terra! Più avanti! Ecco il cannone antiaereo! Ci avviciniamo! Gli Stuka distruggono i nostri carri! Ai carri serve supporto! Prendiamo il cannone antiaereo dietro quegli alberi! Stiamo qua! In movimento! Ecco la contraerea! Togliamo di mezzo quei trucchi e aiutiamo i carri! Quei bombardieri distruggono i nostri carri! Devi spazzarli via! Ecco che arrivano! Ore due! Sembra incazzato! I crocchi non capiscono che succede! Ne arrivano altri! Ore tre! I nostri carri sono al limite! Ore due! Alla radio sembra incazzato! I crocchi non capiscono che succede! Ne arrivano altri! Là davanti! Colpo diretto! Bersaglio distrutto! Ci attaccano! Gli Stuka ci attaccano! In alto! Colpiscili, Daniels! Con quello sono tutti. Bene, Daniels.
Ehi, è Perez! Ehi, Perez! Tutto bene? Il mio amico Mills è morto nell'imboscata, ma ci siamo vendicati. Sono asserragliati con pack di supporto. Dobbiamo farli fuori. Bene. Pearson, porta una squadra oltre il frutteto e trova un punto d'osservazione. Tolto di mezzo qualche pack, potrò guidare l'assalto principale con Perez. Sì, signore! Daniels, Giusman, con me, muoversi! Perez ha detto pack 38. Che sarebbe? Artiglieria tedesca. Anticarro. Non hai letto il briefing? Che possiamo fare contro artiglieria anticarro? Me lo sto chiedendo anch'io. Uno dei nostri, un P-47. Merda, ho usato troppo tardi quella contraerea. Non è colpa tua. Quelli sono civili. È un crimine di guerra. Svegliati, College. Che ti aspetti dai nazisti? Qui c'è un punto di osservazione. Tira fuori il binocolo. Quello è Perez coi suoi. Vanno dritti nelle fauci del lupo. Dobbiamo colpire duro quei pack. Aprire il fuoco! Vedo due pack. Daniels, colpisci quegli artiglieri. Daniels, usa quel fucile di precisione. Squadra pacca annientata! Ancora una! Escono allo scoperto! Alle casse! In movimento! Fritz avvistato! Il Pack 38 ha ancora un artigliere! Sta sparando ai nostri carri! Artiglieri Pack 38 eliminati! I nostri carri avanzano! Facciamo fuori i crocchi rimasti nelle trincee! Ai sacchi di sabbia! Via libera! Occhio! Arrivano carri alleati dalle trincee! Altri nemici oltre la boscaglia! Informazione dietro ai carri! Informazione! Informazione! Riparatevi dietro ai carri! Mettiamo al lavoro questi Rhino! Carri avanti! MG-42! Restate dietro ai carri! Usate i carri come riparo! Nei crocchi escono dalle trincee! Posizione nemica avvistata! Nemici nel campo! È fatto! Artigliere! Punta quell'MG-42, lato destro! Fuoco! Resta con i carri! Libero! Cessare il fuoco! Avanti! Altri nemici oltre questo crinale! Fucili pronti!
veniamo a prenderti! Avanti! Dobbiamo andare avanti! Impossibile avanzare con quei Pac 38 che ci sparano! Salite in alto e distruggete le squadre dei Pac 38! Harry, state indietro! Vieni qui, Daniels, andiamo al fienile! Serve un kit! Prendi! Le casse di munizioni! Eccoci! Ancora due! Daniel, spara alle casse di munizioni intorno ai Pac 38! I segnali! Arrivano da nord-est! Bersaglio a ore 3!
Contatto, ore 12. L'ho steso. Ecco i trucchi. Ritorico. Arrivano da sud-est. Nemico individuato! Ehi! Herr Turner! Sono vivi! Turner ci aspetta! Muoviti, Daniels! Tenente! Fermi! Ufficiale in arrivo! Bene, ascoltate. La compagnia Charlie è sotto attacco alla chiesa. Ha bisogno di supporto e munizioni. Mandate subito una squadra. Signore, siamo già ridotti all'osso. Inventatevi qualcosa! Signor sì! Merda! Possiamo prendere le camionette ma con del supporto corazzato. Ok, ecco il piano. Perez! Pearson vi seguirà con la squadra. Non si può! Ho ricevuto ordini da Collins! Andremo ovest con l'undicesima! Porca puttana. A quella gente non resta molto. Dovete arrangiarvi. Prendete le camionette e partite. Ok, andiamo! Charlie è nella merda e noi dobbiamo tirarli fuori. Andiamo! Da che parte per Marigny? Segui questa strada, è il prossimo paese! Curva pericolosa! Piano! Più avanti c'è un bivio! Attenzione, i trucchi in ritirata! Arriveranno dalla compagnia Charlie, dobbiamo anticiparli! Gira a sinistra! Trucchi là davanti! Avanti! A destra! Veloce! Passa davanti a noi! Attenzione! Ci è mancato poco! Sotto attacco! Servono rimpanze! Arriviamo! Tenete duro! A tavoletta! Da che parte? Ah, dritto! Ah, dritto! Non resisteremo ancora a lungo! Destra! Tutto a destra! Jossman! Prendi il volante! Ci penso io a sparare! Ci sono! Camionette nemiche! Camionette nemiche, là! Non resisteremo ancora a lungo! Charlie conta su di noi! Sono bloccato! C'è una buca! Reggiti! Truppe nemiche! Casa a destra! Dobbiamo smettere di vederci così. Mantieni le distanze, Murphy. Beh, grazie per il tempismo perfetto. Ringrazia l'ordine del capitano Davis.
Ok. È troppo tardi per proseguire. Godetevi un po' di riposo. Scusi, sergente. Sì. Non c'è mezzo esercito tedesco oltre quegli edifici. Non è il caso di accamparsi in un posto più sicuro? Giusto, prenotiamo subito una suite a Ritz. Signore. Ha soltanto paura. Neppure tu sei messo tanto bene. Voglio vedere come sarà quella ferita domattina. Sto benissimo, sergente. Daniels, tienilo d'occhio. L'unica cosa più pericolosa del nemico è l'orgoglio. Riposate, ragazzi. All'alba ci prendiamo Marigny. È incredibile, ma combatto di nuovo al fianco di Zeusman. È messo abbastanza bene, considerando l'inferno che abbiamo dovuto passare. Pearson potrebbe andarci piano con lui. Ma non lo fa.